Myanmar cerca di chiudere i conti con il proprio passato di violenza. Oltre 800 rappresentanti del governo, del Parlamento e dei maggiori gruppi etnici sono riuniti nella conferenza di pace dell'Unione. Aung San Suu Kyi, ora a capo di un superministero, propone che, superati i contrasti, Myanmar diventi uno Stato federale. Questa è un'opportunità unica per noi, dice, per svolgere un grande compito che rimarrà una pietra miliare nella storia. Cogliamo questa occasione meravigliosa con saggezza, coraggio e perseveranza e creiamo un futuro luminoso. Ma alla conferenza non sono stati invitati i musulmani Rohingya, vittime di violazione dei diritti umani, per cui ha espresso preoccupazione il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Dal canto suo, il capo dell'esercito sottolinea: sono i militari e i nostri fratelli delle milizie locali che hanno subito l'impatto più negativo della mancanza di pace nel paese, sacrificando le loro vite. È necessario porre termine totalmente a queste cose nella nostra epoca. Conflitti etnico-politici hanno funestato il paese, in particolare alcune aree, per oltre mezzo secolo. Dopo la conferenza le parti intendono incontrarsi ogni 6 mesi per continuare i colloqui. Alcune milizie, pur accettando di partecipare all'incontro, non hanno ancora firmato accordi di pace. Anche dopo l'apertura di Myanmar alla democrazia, le forze armate continuano ad avere un grande potere.